We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Cari amici, buongiorno, eccoci qua nel nostro salottino che entra nelle vostre case, spero che questo vi faccia piacere, se no cambiate canale, ma non fatelo, grazie. Allora, a parte queste premesse un po' giocose, vi presento subito i nostri ospiti di oggi. Allora, alla mia destra abbiamo Mario Brusamolin, segretario dell'associazione Infinitamente, che vedete in arancione. Ecco, vedo dei movimenti particolari del monitor, però confidiamo che stia andando tutto bene. E poi Adriano Brunelli, appunto presidente dell'associazione Infinitamente. E sei tu vicino a me, vero? Esatto. Adriano. Allora, perché vi ho chiamato? Perché ho saputo di questo vostro progetto che trovo veramente molto interessante. Il progetto si chiama Miti Infiniti e vede appunto protagonisti i miti intramontabili della musica, in particolare degli anni 60. E soprattutto quest'anno Bob Dylan e John Lennon. Allora, raccontatemi un po' come si struttura questo progetto che nasce a Padova. Voi siete di Padova, vero, come associazione, certo, di promozione culturale e sociale, e ha già visto il primo appuntamento al Liceo Scientifico Curiel il 25 marzo, poi ci sono altre date, ma passo a voi la parola così mi spiegate un po' tutto quello che riguarda questo progetto rivolto ai giovani, ma non solo. Con sala piena, tra l'altro. Sala pienissima, poi sì, vedremo delle immagini. Al Curiel, uh-huh, venerdì scorso. E noi, in pratica, con lo spunto di parlare di grandi personaggi, quest'anno parliamo di Dylan e John Lennon, uh-huh, anche in considerazione di quello che sta succedendo nel mondo, no? Dylan e Lennon sono da sempre stati considerati due grandi pacifisti. Certo, ambasciatori di un messaggio di pace. Esatto, per i loro messaggi. Certo. Ecco. E quindi, parlando in maniera soft di due cantanti, comunque, certo, ai giovani, cerchiamo di sensibilizzarli alle tematiche importanti del mondo che sono sempre state... Sempre attuali, di esatto, guerra purtroppo, ce n'è ancora moltissimo. La pace, nel mondo. Il razzismo, la solidarietà umana, la droga, l'abuso dell'alcol, queste cose. Chi più ne ha più ne metta, purtroppo sono temi appunto sempre tristemente attuali. Esatto. E questi giovani vanno sensibilizzati, vero? Allora chiedo anche a Mario, vero? Mario in arancione, sì, sei tu, perché quando ne ho due ogni tanto perdo colpi. Ho la penna arancione. Arancione, siamo in sintonia. Con no? te. Allora Mario, un progetto importante, sì, perché si dice anche un po' di questi giovani che sono a volte vuoti, un po' superficiali, che ci sono stati questi crolli, no, delle ideologie rispetto al passato, dove i ragazzi erano molto vivaci dal punto di vista dell'impegno sociale, politico. Ecco, i giovani d'oggi non sempre vengono visti così, ma dal tuo punto di vista, dal vostro punto di vista, come li vedete? Allora, io ho passato molti anni nelle scuole ad insegnare. E ho notato che i ragazzi sono estremamente curiosi, mm-hmm, se viene loro proposta la cultura in maniera possibilmente non noiosa, possibilmente allegra, mm-hmm, divertente, eccetera. Non scolastica. Non scolastica. E allora questo nostro progetto vuole proprio essere un incontro tra tutti i temi di cui tu parlavi prima, mm-hmm, e di cui ha parlato Adriano prima, e il mondo dei ragazzi, che secondo noi non è che non abbiano interessi, è semplicemente che hanno un'informazione che non è, secondo noi, quella che funziona meglio. Il progetto in realtà è, come diceva Adriano, una scusa, cioè il fatto di prendere la musica come collante, come veicolo, è semplicemente una scusa per raccontare la storia di quel periodo. Qui con noi manca la lettrice dei testi della vita, che è la vicepresidente Silvia Dell'Uomo, sì, molto molto brava. Quindi la salutiamo, certamente, Silvia, la sentita al telefono. Ecco, e insieme alla storia noi raccontiamo i problemi dell'epoca e cerchiamo di far capire come quei problemi si colleghino
a quelli di oggi. Ne abbiamo già citati qualcuno, ma per esempio è il periodo in cui nasce la società dei consumi e quindi anche di questo bisognerebbe parlare nel mondo di oggi. Nel 68, cioè negli anni 60, c'è il boom economico e cambia molto la società. Esatto, cambia molto la società. Ecco, il progetto si completa, oltre che con il racconto, la descrizione e ovviamente con le musiche, poi sono la parte decisiva. Ah, chi suona? Beh, in questo caso prende questa briga. Bob Dylan e John Lennon, suono io, suono l'armonica a bocca, e Gianni Vitto che è un chitarrista, e quindi facciamo una dozzina di cover dal vivo. Le più importanti. Quindi anche insomma, bello impegnativo dal punto di vista della performance. Sì, però per esperienza suonando in mezzo ai giovani è un bel pubblico. Sì, pubblico, c'è calore, c'è partecipazione. Sì. Pubblico che dà soddisfazione. Ecco, allora, tu Adriano suoni l'armonica e interpreti con questo strumento insieme a un altro collega, un altro amico, esatto. Bob Dylan e John Lennon, brani di Dylan e Lennon, quindi miti intramontabili davvero della musica, ancora amatissimi dai giovani. Certo. Silvia Dell'Uomo interpreta i testi, legge, vero? Praticamente lei parla dal punto di vista storico-biografico. Sì, quindi legge e porta con l'immaginazione i presenti al tempo, esatto. Insomma, in cui Mario si occupa della parte multimediale. Sì, perché abbiamo pensato che in un mondo dominato dalle immagini, insomma, qui siamo in una televisione, quindi certo. Dominato dalle immagini. Però non una TV spazzatura, no. Perché voi denunciate l'aspetto anche un po'. Sì, così, superficiale di molte, e urlato della TV spazzatura. Esatto, sì. Noi non vogliamo essere qui. No, siamo sicuri che non lo siate. Grazie. E dicevo che, ecco, quindi alle spalle dei cantanti, del palco, scorrono delle immagini che sono quelle che raccontano il significato della stessa canzone, a volte addirittura mettiamo proprio il testo in inglese, e questa è una richiesta che i ragazzi ci hanno fatto, di avere durante le esecuzioni proprio il testo scritto in maniera da poterlo cantare insieme a noi. Poi le canzoni più significative vengono tradotte in italiano, e ci sono questi filmati, queste slide, queste immagini che accompagnano sostanzialmente l'esecuzione sia dei brani ma anche il racconto che Silvia fa della storia, degli autori, eccetera. È un progetto molto bello. Ecco, adesso vedo in video uno dei testi, probabilmente, esatto. Vedo in inglese, quindi sarà uno dei testi di questi miti. Sì. Questo è Blowing in the Wind. Allora, visto che mi avete portato anche delle belle immagini, direi di condividerle con gli amici che ci seguono da casa. Qui vediamo Come Together, altro testo intramontabile, anche questo degli anni 60. Di chi? Che non me lo dico. John Lennon. Sempre John Lennon. Esatto. Ma all'epoca in cui suonava con i Beatles. Con i Beatles, sì. Quindi sempre a parte Lennon. È una canzone del 60. 69. Ecco, quindi proprio siamo in quegli anni clou. Certo. Allora, avete portato una serie di contributi video, il primo dei quali è quello con l'assessore Silvia Clay, esatto. Giusto? Assessore alla partecipazione della provincia del comune di Padova. Allora, so che è stata tra l'altro molto partecipe giustamente al vostro progetto. Senza di lei non l'avremmo potuto fare. Ecco, quindi avete avuto un grande supporto a livello istituzionale, ma sicuramente è stata riconosciuta subito la bontà di questo progetto per i giovani. Quindi quando c'è bontà nelle intenzioni e nei progetti si trova poi solidarietà. Allora ci vediamo il primo contributo video con Silvia Clay e poi torniamo sempre qui con i nostri ospiti. Allora, io faccio parte di quella folta schiera di politici che voi guardate con grande diffidenza, e io sono qui grandemente emozionata perché siete un uditorio speciale. Innanzitutto mi sento di dirvi che se sono qui è merito vostro, perché qualche mese fa una persona della redazione del vostro giornalino, che si chiama Il Megafono, è venuta a intervistarvi e, non sto scherzando, mi ha aperto gli occhi su un mondo. Questo mondo che siete voi ci incuriosisce, non è che siete una realtà a parte, però siete un tesoro da scoprire. Quindi con questa idea sono quella che, come dire, ha ascoltato questi signori con le loro proposte e ha detto ok, mettiamo i soldi, facciamo. Quindi io ho solo fatto il primo passo, il secondo passo tocca a voi. Spero che vi divertirete, spero che quello che ascolterete, i testi delle canzoni, il contesto nel quale queste canzoni sono maturate,
possa aggiungere qualcosa di più al vostro percorso umano personale. Perché è qui l'assessore alla partecipazione? Perché crediamo che la partecipazione si faccia in questo modo. Ma io ho già finito e lascio spazio alla musica. Vi ringrazio. Ecco qua, abbiamo visto Silvia Clay, bella anche vivace, appunto partecipativa. Eravate al Curiel, vero? Sì, liceo sì. Scientifico storico di Padova con sala gremita. Quanti sì. giovani c'erano più o meno? C'erano state un 200 persone. Bella, insomma, presenza. Era piena la sala, tiene quella quantità, capienza. Quella capienza. Quindi. Ecco, c'è questo è il 25 marzo. Il 25 scorso. E tra le altre cose inserito in una due giorni, io non so se si chiami ancora così, di autogestione, sì. Quindi la richiesta diciamo, di fare questa attività è stata concordata direttamente con i ragazzi, senza ovviamente scavalcare il preside. Beh, ci stava bene questo progetto Miti Infiniti legato anche agli anni 60 in questi due giorni di autogestione, certo. Il clima di allora. Era perfetto. Cascato a fagiolo, come esatto, si dice, esatto. No? Allora, ricordiamo intanto che questo format, perché si tratta di un vero e proprio spettacolo, esatto. Dura 120 minuti circa, un paio sì, d'ore, giusto? Ore. Quindi un bel tempo di intrattenimento per 5 appuntamenti. Allora, dico i prossimi così, non so se sia aperto a tutti, insomma, anche chi vuole andare a vedere o solo ai ragazzi. Beh, non lo so, francamente. Ma se arriva qualcuno e si imbuca non lo mandano penso via. Di no. Se arriva qualche no, curioso, anche perché non è che qualche ex allievo dell'istituto, no, ecco, dico sempre, ecco, in tema comunque con la scuola. Allora, prossimo appuntamento è quello all'Istituto Duca d'Aosta, sempre a Padova, il 12 aprile prossimo. Sì. Poi il 19 aprile Istituto d'Arte Selvatico, poi l'Istituto Marconi e l'Istituto Duca degli Abruzzi. Che dobbiamo ancora ah, ecco, non fissare non le vedevo date. La data, ho avuto no, no, un no. momento di smarrimento. Entro aprile. Ecco, allora ci farete sapere. Le scuole in questo periodo sono oberate di impegni, certo. Per cui bisogna anche fissare una data, esatto, non è cioè una bisogna cosa incastrare una facile. Data. Ecco qui vedo i ringraziamenti ovviamente che tenete a fare all'assessore alla partecipazione Silvia Clay che abbiamo visto poc'anzi, mi sembra di essere di nuovo a scuola, aiuto, me l'ero dimenticata. Allora, una domanda che vi voglio fare, voi l'avete vissuto il 68? Perché non, oggi non si capiscono mai l'età delle io persone, sì. Ve li portate bene. Io allora, sì. Mai ero, l'hai vissuto? Che ricordi studente. Hai di quel momento? Ricordi di grandi cambiamenti nelle nostre teste, di voglia di partecipare, di voglia di contare e soprattutto voglia di avere un mondo migliore di quello che era. Questo quindi è vero era che questi ideali c'erano, erano fortissimi, erano, di cambiare sì, le cose. Sì, erano molto molto forti e devo dire che in quegli anni quello che accompagnava questo desiderio era proprio la musica. Cioè la musica era una parte, io credo che lo sia anche oggi. È ancora il linguaggio certo, universale. Certo, però all'epoca proprio era il collante, era la colonna sonora. Della sì, vostra vita. Di questa nostra vita, sì, senz'altro. Certo, una vita appunto, se vogliamo, più intensa per certi aspetti di certo. Oggi. No? Oh, oggi sì, si è alle prese più, con sì. La crisi. Lì c'erano altri fermenti, io parlo per qualcosa che ho sentito dire o che ho visto magari dai film, dalla televisione, però c'era un altro tipo di spirito, non è una leggenda metropolitana, no? Si no. Pensava di più agli aspetti sociali, agli aspetti umani, certo. Oggi si cerca forse un po' di più di sbarcare il lunario, di dire arriviamo a fine mese, di pensare ai propri problemi, no? Nel micro, invece lì c'era una sensazione di pensieri sul macro, volendo dire, sì. Insomma un'analisi sì. Un po' così, l'ho fatta a caldo, ma spero di c'era dire. Soprattutto un messaggio universale, che andava dall'Europa all'America senza interruzione. Sì, non c'era l'orticello, no, sai che no, oggi no. Ognuno c'era pensa proprio l'idea, io ero piccolo a quell'epoca, però poi mi sono letto un sacco di libri. Certo. E l'idea che traspare è proprio quella che i giovani di tutto il mondo, perché anche in Cina in quel periodo lì, c'è la rivoluzione culturale. Ah, sì, vedi. È una cosa da che ha coinvolto veramente tutto il pianeta. Il globo. Esatto. Sì, si può dire per esempio che la guerra nel Vietnam non era un problema americano, no, era un problema anche nostro. Le manifestazioni che facevamo contro questa guerra era un problema proprio che vivevamo come se fossimo noi lì a morire. È vero, c'era più partecipazione sì. Appunto globale, certo. No? Oggi si è un po' presi tutti più dai propri problemi anche a livello di paesi.
Tu ascoltavi Mario, Dylan, ovviamente Bob Dylan e John Lennon, chi non li ascoltava? Eri un loro fan sfegatato o preferivi Rolling Stones? Giusto per farmi un po' i fatti. No. Dylan è sempre stato un mito, una leggenda. Uno dei problemi che avevamo era proprio quello della comprensione dei testi. Perché l'inglese... Perché anche canzoni che oggi ci sembrano ovvie e semplicissime, come Blowing in the Wind, di cui abbiamo visto prima il testo in inglese. Splendida. Allora, insomma, non è che la traduzione fosse poi... No, è la musicalità che esatto. comunque conquistava, però i testi andavano capiti. Esatto, insomma. Questo è uno dei motivi per cui in questo progetto presentiamo proprio la traduzione che cura Adriano dei testi. Quindi Adriano, tu suoni l'armonica, ma curi anche, traduci tu, quindi parli molto bene l'inglese oppure hai proprio il vocabolario? Ovviamente ho dei testi di riferimento, però se alcune parole non mi piacciono, fai una tua cerco, libera interpretazione. Me le cerco e traduco. Sempre. Sì. Certo, la fedeltà. Certo. Uno dei motivi per cui nasce questa idea miti infiniti è proprio questo, perché ci siamo accorti che a 50 anni alcune canzoni che 40 anni che sentiamo non conosciamo il significato. I testi. Effettivamente le frasi dei grandi, c'era anche John Bates, vero, War is over, ecco vediamo qui Yoko Ono e John Lennon, cioè in quel periodo grandissimi cantautori davano messaggi di pace, no? Anche certo. In Italia poi c'erano le traduzioni, ricordo qualcuno che cantava mettete i fiori nei cannoni, i giganti. Ma ecco, anche in Italia c'è stata una storia clamorosa proprio a proposito della guerra del Vietnam con Gianni Morandi che ha cantato quella canzone. C'era un ragazzo che come me che è stata boicottata in una maniera incredibile dai mezzi ufficiali di informazione perché era una canzone tra virgolette di protesta sociale, e quindi comunque. Insomma anche da noi c'è stato chi ci ha provato, tra l'altro è stata ripresa poi da John Baez quella canzone grandissima, Baez davvero, ecco è bello rievocare tutto questo, piace anche a me parlarne perché è la prima volta che affronto l'argomento in trasmissione, quindi figuriamoci anche i giovani che tipo voglio dire di i giovani di poi coinvolgimento hanno, intanto preferiscono queste due ore con voi che sicuramente è matematica e goniometria o quello latino, certamente. Vero? Ma al di là di questo aspetto, come avete detto voi, è l'importanza di comunicare progetti culturali non in modo scolastico pedante. Lì si ottiene molto di più in termini culturali. Devo dire però che da musicista ci accorgiamo che i giovani musicisti suonano le canzoni dell'epoca. Sì, quelle sono evergreen, si dice, no? Suonano i Beatles, i Rolling Stones. Le canzoni di Jim Morrison, Jimi Hendrix, Pink Floyd. I grandi che sono intramontabili. Ecco. Infatti questa nostra rassegna prevede nel suo sviluppo, se la rifaremo i prossimi anni, prevede proprio di parlare di Bob Marley. Che è mitico anche lui. Esatto. È sempre stato visto come un personaggio particolare, ma invece è stato un grande pacifista, è stato un portatore di messaggi universali, soprattutto contro il razzismo, con l'idea di riportare i neri nella madre Africa. È vero, è un concetto di fratellanza, insomma, davvero anche lui merita di essere un po' reinterpretato. E uno dei prossimi miti che faremo saranno sicuramente i Pink Floyd. Più miti di loro, insomma, davvero, non si può fare una graduatoria, però sono super, super mitici i Pink Floyd. Certo, anche hanno anche dei contenuti al di là delle musiche universali. Anche loro di pace profonda, insomma, ricordiamo la canzone storica The Wall, giusto? Esatto, quella... The Wall, che poi nell'abbattimento del muro di Berlino. Del muro di Berlino nell'89. Esatto, uno dei... lì si erano già divisi loro. Sì. Però c'erano anche Pink Floyd a celebrare quell'evento. Mi ricordo, poi l'aveva rifatto anche Bob Geldof, se non sbaglio. Ha fatto un film bellissimo. Un film, io me l'ero preso, adesso sono passati ormai anni, però devo averlo ancora a casa. E comunque sì, i giovani si dimostrano sempre sensibili a questo tipo di iniziative. Ci vediamo un altro contributo video e poi lo commentiamo sempre con i nostri ospiti. Benissimo. Non lo vedo arrivare. Thank you.
eccoci qui, stavo canticchiando questa veramente melodia intramontabile, lo sottolineiamo ancora, ma visto che c'eri tu, no, sul palco anche Adriano, ti vedevo che suonavi l'armonica e ti occupi anche della traduzione dei testi, denuncio anch'io la mia ignoranza, cioè Blowing in the Wind sappiamo cosa significa soffiare nel vento che soffia, più o meno in inglese non avevo proprio 10, ma il testo fondamentale, cioè il significato di questa canzone, testo, approfittiamo della tua presenza per ricordarlo un po'. Certo, con tutti. Questa canzone in pratica è un desiderio di Bob Dylan di sensibilizzare l'umanità chiedendosi quante strade deve percorrere un uomo prima di essere chiamato uomo. E quante palle di cannone devono volare nel cielo prima che l'umanità si accorga, certo, che troppe persone sono già morte con la guerra. E parla anche di razzismo. Perché un uomo deve combattere o contrastare un altro uomo? Esatto, prima di essere, certo, considerati un testo tutti uguali. Poetico insieme di grande pungolo, grande stimolo, insomma, la usa uno slogan: "The answer, my friend, la is blowing in the wind." La risposta, mio, amico mio, è soffia nel vento, oppure altre interpretazioni la dicono vola via nel vento. Questa risposta, che è una forma poetica per poetica dire, per dire, però stiamo attenti, svegliamo le nostre coscienze, esatto, apriamo gli occhi su quello che di importante c'è nella vita. Allora, visto che il tempo fugge inesorabile, vorrei mandare in onda l'ultimo contributo video, sempre, credo, girato all'Istituto Curiel, alla Liceo Curiel di Padova. Una canzone in cui la donna è paragonata allo schiavo negro dei tempi passati. Il brano viene censurato dalle radio, che riscontrano in quel negro una parola non politicamente corretta, anche se molte personalità nere americane avevano difeso la canzone. Il messaggio è davvero forte e assolutamente all'avanguardia. La canzone viene pubblicata nel 72. Basti pensare che la legge sul matrimonio e sulla parità dei diritti tra marito e moglie in Italia arriva solo 2 anni più tardi. Poi Nixon è costretto a dimettersi a causa dello scandalo Watergate e John, che nel frattempo si è separato temporaneamente da Yoko, riprende le sue attività di pacifista e continua a cantare contro i governanti oppressori. Gli anni 70 sono forse il decennio più prolifico per la musica, dall'heavy metal degli Led Zeppelin e Black Sabbath, al funk dei Ramones, al soul di James Brown, al progressive dei Genesis e molti altri ancora come Santana, David Bowie, i Police, Patti Smith, senza poter dimenticare il grande Frank Zappa. Miles Davis inventa il jazz rock. Nel cinema esplodono registi come Herzog, Wendler, Woody Allen, Coppola, Bertolucci, Scorsese, Kubrick. La società cambia, c'è una crisi economica, l'aumento del prezzo del petrolio, le prime domeniche senza auto e le prime leggi a tutela dell'ambiente. Nasce una coscienza economica. Esce la prima Golf della Volkswagen, il primo forno a microonde, Gay Bob, la prima bambola gay. John Lennon, nonostante i suoi fan lo idolatrino come Dio, si sente un uomo solo. Gli manca Yoko e le sue insicurezze le esprime nelle canzoni, quelle canzoni che raccontano del resto tutta la sua vita. Nel 1975 si ricongiunge a Yoko e l'anno dopo finalmente ottiene la cittadinanza statunitense. I 4 anni seguenti sono quelli del ritiro, durante il quale si dedica alla famiglia e al figlio Sean. Ma non smette di comporre e nel 1980 pubblica il suo ultimo album, realizzato insieme a Yoko, e da cui emerge un uomo finalmente in pace con se stesso, padre e marito felice, con progetti per il futuro. Aveva in mente un tour mondiale per il 1981, quando l'8 dicembre 1980 viene ucciso da uno squilibrato suo fan davanti a casa. Dopo 30 anni la sua morte è una ferita non ancora rimarginata. Rimangono ancora rabbia e pianto per la perdita di uno dei miti infiniti della musica, che è stato punto di riferimento per un'intera generazione. Di questo periodo è Beautiful Boy, una dolce canzone scritta per il figlio, piena di serenità, quella serenità che John ha inseguito tutta la vita lottando a fondo per quello in cui credeva, sia sul piano politico che personale, e che finalmente negli ultimi anni aveva trovato. Il famosissimo verso di questa canzone dice: "La vita è quello che ti accade mentre sei occupato a fare altri progetti." La prossima canzone che ascolterete è Woman, scritta da Lennon, sia come ode a sua moglie Yoko Ono, che come omaggio appunto al genere femminile,
nell'introduzione della canzone Lennon sussurra For the other half of the sky, per l'altra metà del cielo, citazione di una massima cinese di Mao Zedong. Eccoci qua, abbiamo visto Silvia Dell'Uomo, vero, sì, vicepresidente, esatto, dell'associazione Infinitamente, che spiegava ai ragazzi, intanto in questo caso John Lennon, ovvero un po' della sua vita, un po' di biografia, un po' di testi delle canzoni, quindi c'è anche un approccio comunque culturale, anche di rievocazione storica, e questo è importante, però non pedante, no. Ecco, questo lo vogliamo ricordare. Allora, è giusto anche ricordare che il progetto nasce dall'interazione con l'associazione Gruppo 90 Arte e Poesia, il cui presidente, leggo qui, Alessandro Cabianca, che si occupa soprattutto di letteratura, storia e poesia. Esatto. Quindi un progetto che unisce tutto questo, poesia, letteratura, storia, alla musica, a miti intramontabili che oggi ci avete aiutato a rievocare. Io vi ringrazio davvero per questo. Vi saluto perché siamo arrivati purtroppo alla fine dell'intervista, ma grazie, vi chiedo di grazie tenermi aggiornata sulle prossime date. Prossima è il 12 aprile, vero? Sì. Al Duca, Duca d'Aosta. Duca d'Aosta, e poi ci saranno altre date da definire e vi chiedo di tenermi informata. Grazie. Allora, amici, salutiamo e ringraziamo Adriano Brunelli, presidente dell'associazione Infinitamente, Mario Brusamolin, segretario dell'associazione. Grazie a voi. E poi salutiamo Silvia Dell'Uomo, vicepresidente sempre dell'associazione. Amici, qualche stacchetto, qualche minutino, sempre per lo stacchetto pubblicitario, poi vi aspetto con un altro ospite e un altro caffè. Lui è l'avvocato Emanuele Compagno, ci parlerà di un libro scritto da lui, Destino Comune, protagonisti tra i personaggi principali, il boss della mala del Brenta Felice Maniero e Matteo Vanzan, il soldato morto a Nassiria nel 2004. A tra poco.